Giba. Ecco, siamo alla quinta rassegna del dolce, un appuntamento che ormai ha preso piede nel Sulcis e sta diventando anche importante. Sì, certo, è la quinta edizione che stiamo ripetendo sempre con migliori successi, voglio dire, sempre con una partecipazione maggiore dei cittadini. La stiamo abbinando anche a un incontro conviviale che facciamo all'interno del bellissimo parco Marco Pittoni, che è anche un momento di svago e di distrazione sia per le famiglie sia per i bambini, che possono naturalmente trascorrere alcune ore e divertirsi nel parco giochi o nel ruscello e in tutte le altre. Sostanzialmente è una rassegna che stiamo ripetendo già da 5 anni per dare modo anche alle nostre casalinghe di potersi cimentare nel realizzazione di questi dolci e poi ovviamente premiare anche quelli che saranno i primi tre dolci giudicati migliori dalla giuria, che è formata appunto da esperti dolciari. Siamo alla quinta edizione della rassegna del dolce di Giba. Ecco, ci spiegano adesso come avverrà la premiazione e anche come si decideranno quali sono i dolci che sono da premiare. Esatto. Ho avuto anche l'idea di cambiare il sistema di votazione, cioè vogliamo premiare sia la preparazione, il gusto, la bontà della torta o del dolce che ci presentano, e in più la preparazione, cioè la parte dell'occhio, quello che riguarda le farciture e la preparazione in sé della rifinitura della torta o del dolce in sé. Quindi quest'anno abbiamo questa particolarità, che gli altri anni non avevamo. Premiamo sia a chi prepara con garbo di gusto il dolce, e anche chi magari si sbizzarrisce a fargli una decorazione in più dell'altra. Quanti sono i premi in genere? Ma i premi di solito premiamo almeno minimo, saranno per i primi tre, sia per il gusto che per la preparazione. Abbiamo già una decina di torte che ci sono già arrivate e abbiamo ancora un'oretta di preparazione per iniziare la... tipi di premiazione quest'anno, sia per il gusto della torta e per la presentazione. Abbiamo distinto le due cose. Innanzitutto vi voglio annunciare i vincitori per il gusto della torta. Allora, partiamo dal quinto classificato, ed è la torta numero 6, quinta classificata. Allora, il premio è un vassoio de gurrugionisi crudi, non cotti, crudi, che offre la Pro Loco. La numero 4
numero 4, diciamo, come classificazione, è abbinata alla torta numero 3 e il premio concede 4 bottiglie di vino rosato dalla cantina Mesa di Portopino, numero 1 che è terza in classifica, e vince una canna da pesca, seconda classificata, io parlo sempre di gusto, per il gusto, è la numero 2, numero della torta, numero 2 vince 2 pizzate per 2 persone offerte da Sunnuraghe, dalla pizzeria Sunnuraghe. Oh, e arriviamo al primo premio, prima classificata, per, sempre per il gusto farlo, primo premio è la numero 5. Allora, che vince, pensate un po', una cena per 2 alla Rosella. Parliamo adesso per la presentazione della torta, premiamo per la presentazione, cioè come è stata presentata. Iniziamo dalla quarta classificata, che è la numero 7, che vince pure questa, un vassoio però di Malloreddusu. Cruso e senza gundi. La terza classificata, volevo dire, è la numero 1, sempre la numero 1, che vince anche per la presentazione. La numero 1 vince una teglia di pizze al taglio. Passiamo alla seconda classificata come presentazione. Pensate un po', la numero 8 vince un trolley. Numero 8. La prima per la presentazione è la numero 9, Dulcis in Fundo, che vince un kit di prodotti Uella. Vi ringrazio per la vostra presenza, siamo lieti e vi vogliamo pure l'anno prossimo sempre di più. Chiamate i vostri nonni, i vostri zii, portateli un po' di più. Va bene, sponsor del Prolofa, che quest'anno sono stati premiati con la quinta rassegna della Dolce Giba, con che si invitano le casalinghe a preparare dei dolci, speriamo l'anno prossimo di fare dei dolci tipici e non queste torte che sono belle da vedere e buone da gustare, che offriamo in degustazione gratuita a quelli che partecipano a questa tavolata. Speriamo di migliorare di anno in anno.